Eder. Mech. Pallister. Scusa, sai dirmi se è possibile che uno scompenso cardiaco possa essere causato da un'ingestione spropositata di farmaci? Sì, oltretutto lei era depressa. Sebastiano Visintin afferma che quel giorno si era svegliato verso le 7:30, si era vestito, aveva fatto una frugale colazione e, dopo essere uscito di casa, era salito a bordo della sua autovettura per raggiungere le attività commerciali alle quali presta assistenza nell'affilatura periodica dei coltelli usati come strumenti di lavoro. In particolare, nel corso di quella mattinata, pur non ricordando gli orari, ha riferito di aver raggiunto nell'ordine la pescheria Brigantino. La pescheria sita all'interno del supermercato Zazzeron, ubicato nella zona di Cattinara, la pescheria ancora, la pescheria Poldrugovaz. La pescheria Pescatori del Golfo è un ulteriore supermercato della catena Zazzeron. Dopo aver provveduto alla consegna dei coltelli affilati e al ritiro di altri da affilare dagli esercizi sopracitati, il Visintin si era recato presso il suo studio, ovvero sia il magazzino sito in via Donadoni NR 36, luogo in cui detiene l'attrezzatura per svolgere quel lavoro che si è protratto fino a circa mezzogiorno. Il Visintin ha puntualizzato di non essere costantemente collegato alla connessione dati con il proprio cellulare e di disattivarla quando lavora, riferendo di non avere una buona ricezione all'interno del magazzino di via Donadoni e, per tale motivo, è ad uso posizionare il telefono vicino l'ingresso dello stesso, unico luogo dove vi è un po' di campo. Verso quell'ora ha preso la bicicletta che era custodita all'interno dello stesso magazzino e ha fatto un lungo giro, terminato presso la sua residenza, che veniva per alcuni tratti filmato dalla telecamera GoPro 9 installata sulla stessa bicicletta. Le riprese pertinenti a quel giorno, 12 spezzoni di video complessivi in alta risoluzione, sono stati contestualmente acquisiti e sono conservati in un hard disk esterno di capienza adeguata per essere a breve esaminati da personale dipendente. Una volta a casa il Visintin ha pranzato e ha poi raggiunto nuovamente il suo studio in bicicletta, luogo in cui ha depositato quest'ultimo mezzo per poi salire a bordo della sua autovettura e rincasare alle ore 15:30 circa, precisando di aver impiegato circa un'ora per completare tale operazione. Da casa al magazzino in bicicletta e dal magazzino a casa in auto. In realtà da una misurazione emerge che basterebbero 9 minuti in auto e 14 in bici, totale 23 minuti. Verso le ore 18:30 ha notato che sul telefono della moglie, lasciato a casa su un mobiletto accanto al divano nascosto dal bracciolo, era giunto un messaggio sulla piattaforma WhatsApp proveniente dalla vicina di casa Gabri che ricontattava, poco dopo, per comunicarle che la moglie non era ancora rincasata. La vicina le faceva successivamente visita e, in considerazione del perdurare dell'assenza della Resinovic, in serata, accompagnava il Visintin presso la locale questura, luogo in cui provvedeva a segnalare formalmente la scomparsa della donna. Per vedere se Visintin ha mentito o meno adesso chiederemo conferma ai padroni delle pescherie. I primi tre scossi hanno dichiarato che la mattina del 14 dicembre scorso avevano visto, con assoluta certezza, il Visintin all'interno dei loro esercizi commerciali per la consueta consegna del martedì dei coltelli affilati e per il contestuale ritiro di altri da affilare. Mentre Federico si diceva incerto sulla data in cui era stata fatta quell'analoga operazione di cambio che collocava tra il 14 ed il 15 dicembre 2021, aggiungendo, tra l'altro, che il Visintin era solito visitare le tre pescherie di sua gestione nello stesso giorno che solitamente coincide con la giornata di martedì. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.